Buongiorno a tutti, 21 novembre 2019, mi trovo in via Dossena in compagnia del professor Mazzini. Eccoci qua, siamo qui accanto a una di queste fioriere mezze arrugginite, tra l'altro si sfogliano del loro rivestimento. Eccolo qua, un frammento. Professore. Un po' come il muro di Berlino, portiamo via un pezzo del muro di Berlino. Lo teniamo di ricordo questo pezzo qua. Solo che il muro di Berlino è durato qualche decennio, diciamo, e ha resistito alle intemperie. Qui, se non sbaglio, la consegna alla cittadinanza di questo tratto di via riformata, riqualificata, è avvenuta, mi sembra, alla metà del 2015. Sì. Quindi 2015-2019 sono 4 anni e qualche mese. E lo stato è quello che noi che vediamo, ma che basta passeggiare. Noi siamo venuti almeno 3 volte così a sollecitare anche visivamente lo stato soprattutto delle piante, degli arredi, eccetera, perché la pavimentazione stradale ci sembra ancora in buone condizioni, direi in buone condizioni. Ma quello che ci sorprende, ci in qualche modo indigna, è che noi siamo andati a vedere documenti di rendicontazione comunale e abbiamo visto, se non abbiamo letto male, che erano stati spesi, almeno nella rendicontazione alla regione, per questo tratto di via, quindi via Dossena, 140.000 euro circa, più una sessantina, 60.000 eroti euro relativamente all'arredo, vasi, piante, eccetera. Allora, quindi siamo quasi a 200, no, siamo quasi 200.000 euro, 4 anni e mezzo. Beh, adesso abbiamo letto che verrà rifatta, mi sembra di aver visto che anche su questo progetto ci sia un costo complessivo di sui 130.000 euro. 130. Allora, 200.000 sporchi più 130 sono 330.000 euro in 5 anni. Direi che è un bel record. Caspita, per una via. Un bel record. Per quanti metri più o meno? Quanti metri siamo qua? Saremmo 300 metri di via. 300, 350, 400 metri. E passeggiamo tanto per... Possiamo vedere in fondo se si vede il ponte Meyer, l'arco. Allora, a questo punto ecco il nostro architetto. Sarebbe interessante una sua opinione. Non so se possiamo disturbare. Bene. È una casualità, eh? Ciao. Stiamo facendo un servizio. Che bella zona. Possiamo inquadrare? Mi arriva una bella zona. Io mi sono preso un pezzo come del muro di Berlino. Sì, sì. Perché a questo punto sì, in purtroppo, 4 anni e mezzo 200.000 euro. Purtroppo queste fioriere probabilmente non hanno avuto la zincatura. Possiamo inquadrare? O ci sono dei problemi? No. Ah, va bene. Erano molto belle perché comunque davano un po' di colore. No. Il fatto che sia stata chiusa alla viabilità ha creato non pochi problemi. Sì, perché comunque sono emerse queste facciate, diciamo, moderne, molto anonime, di tinte neutre che prima con i veicoli posteggiati e con il traffico veicolare erano meno evidenti, no? E però abbiamo visto un sacco di esercizi chiusi perché sì, questa cosa qua non si sa se grazie
alla crisi o alla chiusura. Probabilmente entrambi i motivi hanno portato a questo risultato. Vabbè. Vedo che sei impegnato, ti lasciamo. Figurati. Per i nostri amici che ci seguono. L'architetto Gatti ai vostri video di segnalazione sui molti punti della città che hanno bisogno di forse attenzione. I soldi sono pochi. Anche questa strada sarà riqualificata, nuovamente rimessa. Era probabilmente un'idea, sì. ma ci vuole comunque. Ma un'idea che non era stata contestualizzata con un'altra serie di interventi, no? Nel senso che, voglio dire... Anche alla Piazza Gobetti. Piazza Gobetti ci stiamo lavorando per una riqualificazione generale, anche perché un disabile che deve salire le ruote del Ponte Meyer deve avere la possibilità di avere una rampa di accesso che lo porti almeno all'attraversamento su lungo Tunnel San Martino. Esatto, non ce l'ho. Grazie ragazzi, ciao, buona giornata, ciao. Arrivederci, ciao, a presto. Ciao. Bene, professore. Allora la casualità ha voluto che incontrassimo l'architetto Gatti che sarebbe? Mi sembra il prossimo... di aver letto che quello che ha predisposto il nuovo progetto di riqualificazione perché, della via. La notizia finale è che questo tratto sarà ci si rimetterà a mano, speriamo con... Sarà aperto le auto? Sarà aperto le auto con una soluzione urbanisticamente più adeguata forse, e speriamo anche più duratura, ecco. Almeno per quanto riguarda l'arredo e tutte le cose che rendono gradevole una città, le piante, le fioriere. Quello che eccetera. Le voglio chiedere, professore, poi concludiamo in sostanza. Oltre 300.000 euro in 5 anni, no, 4, diciamo 4 anni, 4-5 anni, per una via. Sono soldi che potevano essere gestiti. C'è un rapporto molto, molto, molto elevato e in un contesto temporale come questo sono molti soldi. Le città hanno bisogno di altro, hanno bisogno di sistemazione, anche solo idrogeologica interna, minima, che ne so, le canalizzazioni, i tombini, vediamo che ogni volta che piove diventa una sorta di Saigon, di Bangkok, quindi. Fra poco dovremmo mettere le palafitte, insomma, e a questo punto risolviamo quindi il problema. Speriamo che la nuova riqualificazione di questa via sia definitiva, perché... Almeno basta che, soldi, che duri buttati qualche via. Decennio via. Ecco, anche di più magari. Va bene, da via Dossena, dal muro di Berlino, con il frammento in mano salutiamo i nostri amici. Arrivederci a tutti, buona giornata.